Dunque, cerchiamo di cominciare nonostante un po' di ritardo. Oggi iniziamo, il passo verso un nuovo modello di programmazione, che è quello che rende interessanti e dinamici i siti con cui siamo abituati a interagire, che è ovviamente basato sulla programmazione JavaScript, a cui però aggiunge un ingrediente fondamentale, no? Con gli esercizi che abbiamo cominciato a vedere, gli esempietti della settimana scorsa in JavaScript, e soprattutto anche col laboratorio che faremo dopo, che diciamo, non contiene ancora queste modalità di interazione, abbiamo cominciato a vedere come si può rendere una pagina web più dinamica, quindi fornire un'interazione lato utente, lato cliente, ma eravamo fortemente limitati dal fatto che quella pagina doveva avere in sé, già dall'inizio, dal caricamento, tutte le informazioni che le servivano. E quindi questo limita abbastanza il tipo di azioni che si possono fare. Sono azioni più, se vogliamo, legate alla facilitazione dell'interazione utente, che non a effettive operazioni che abbiano un effetto sul server, perché il server non viene coinvolto per nulla, quindi non potranno coinvolgere delle ricerche dati, non potranno coinvolgere dell'inserimento, del caricamento, delle modifiche di nuovi dati. Qua invece aggiungiamo questa capacità. Parlando di quelle che in gergo hanno iniziato a chiamarsi rich internet applications, cioè applicazioni ricche basate su internet. Non parliamo solamente di applicazioni web. Applicazioni web le sappiamo già costruire, sono basate sulle pagine HTML, sul meccanismo delle sessioni, no? Per permetterci di costruire una conversazione tra l'utente e il server. Mentre qui invece parliamo di applicazioni più ricche di questo, no? In cui l'interazione tra l'utente e la pagina web, e tra l'utente e la pagina web e il server, avviene di continuo, in un flusso continuo di scambi di informazione che non necessariamente coinvolgono il salto pagina. E questo è possibile grazie a, adesso saltiamo l'introduzione, è possibile grazie a una tecnica che non è recentissima. E si basa tutta sulla disponibilità di un oggetto particolare all'interno delle librerie JavaScript dei browser. Queste tecniche sono tecnologie per la realizzazione di rich internet applications, sono diverse, no? Ciascuno cerca di vendere la propria. La Microsoft dice che Silverlight è il modo di fare le rich internet application, l'Adobe dice che Flash è il modo di fare le rich internet application. La maggior parte degli altri, diciamo così, sviluppatori invece dicono che JavaScript è il modo per fare queste. E la prima applicazione che ha, se vogliamo, stravolto, no? Il panorama delle applicazioni web, creando per la prima volta modalità di interazione nuove, che all'inizio lasciavano stupiti un po' tutti, è stato nel 2005 alcuni servizi di Google, no? Il primo era quello a cui siamo abituati ormai in quasi tutti i siti, il Suggest. Man mano che scrivi la query comparivano dei suggerimenti per completare le parole, per arrivare pochi anni dopo su Gmail, che è un'applicazione completa basata tutta su questa tecnica. E questo tipo di tecniche hanno preso il nome, no, di Ajax o Ajax, a seconda di come la vogliamo pronunciare. E Ajax sta per Asynchronous JavaScript and XML, dove JavaScript non ci stupisce perché è l'unico modo che abbiamo per programmare un browser. Asincrono, beh, già abbiamo capito che programmando ad eventi in JavaScript si lavora in modo asincrono. Dico che cosa dovrà succedere quando quell'evento scatterà. In realtà qui portiamo l'asincronicità a un livello superiore. È asincrono non solo l'esecuzione di una procedura con il momento in cui verrà richiamata, ma è asincrono anche la comunicazione tra il browser e il server, non è più sincronizzata con le pagine, cioè la comunicazione non avviene più solamente al cambio pagina. XML è qua in fondo, fa parte del nome, ma ultimamente è molto poco utilizzato, no? Era nato come ovviamente metodo per incapsulare i dati da trasferire tra browser e server, ma poi ci si è accorti che soprattutto sul browser
codificare, cioè impacchettare e spacchettare dati in XML era costoso in termini di prestazioni e in termini di byte trasferiti. E quindi si è arrivati al giorno d'oggi a tecniche più efficienti di rappresentazione dei dati, che vanno dal testo semplice a strutture dati JavaScript, cosiddette JSON, ma ci arriveremo. Quindi di fatto cosa succede? Questa è una tecnica di programmazione che sfrutta, che è tutta basata sulla disponibilità di un oggetto nelle librerie Java, un oggetto che si chiama XML HTTP Request, un nome strano, lungo, per un oggetto, spesso lo si abbrevia con XHR, no? Fare l'iniziale di XML HTTP Request. E questo oggetto permette al codice JavaScript di fare una chiamata al server, quindi di fatto una richiesta HTTP, come dice il nome, una richiesta HTTP nuova al server nel contesto della pagina corrente. Da JavaScript è facilissimo fare una richiesta al server, basta che voi scriviate document.location uguale un nuovo indirizzo, di fatto state cambiando la proprietà location della pagina e il browser obbediente ricaricherà quella pagina nuova. Peccato che distrugge quella precedente, compreso lo script che ha modificato quella proprietà. Quindi è un cambio pagina, ma associato a un suicidio del codice che lo richiede. Mentre invece qui abbiamo una richiesta di una pagina web, che poi vedremo che probabilmente non sarà una pagina HTML completa, però senza distruggere la pagina chiamante. E poiché i tempi di richiesta di un contenuto da un server possono essere lunghi, non compatibili con l'interazione dell'utente, quindi non avrebbe senso bloccare, diciamo così, l'interprete JavaScript in attesa della risposta del server, tutta questa interazione deve obbligatoriamente avvenire in modo asincrono, da cui l'ADI asynchronous. Questo oggetto è supportato praticamente da tutti i browser. Siamo nati, cioè come sempre le cose nascono con implementazioni leggermente incompatibili da parte dei vari browser, dopodiché per fortuna il V3C ha preso in mano la cosa e adesso abbiamo la versione standard dell'oggetto XML HTTP Request. C'è uno standard del V3C apposta solamente per definire come funziona questo oggetto. È uno standard che vedete abbastanza travagliato, nel senso che le prime versioni sono del 2006, quindi immediatamente dopo i primi utilizzi, diciamo così, in campo di questo oggetto, e per poi arrivare 2006, 2007, 2008, 2009, l'ultima versione, vedete che è del 2010, this version, 3 agosto 2010, non siamo ancora alla fine perché lo stato è ancora di candidate recommendation, non ancora di recommendation totale, che è lo stato finale, che significa standard approvato essenzialmente, non è V3C. Chiama recommendation i propri standard, questo è ancora candidate, no? Come sempre avere uno standard aiuta, perché perlomeno ci permette di vedere le cose da un punto di vista indipendente, poi però ovviamente bisogna sempre fare i conti con le implementazioni che i vari browser hanno di tale standard, che possono, seppur dopo 5 anni di standardizzazione, ancora differire, no? In alcuni dettagli. Ma di questo ci preoccuperemo poco, perché vedremo poi dopo, usando jQuery, che i meccanismi di basso livello della richiesta asincrona, come sempre, ci vengono gentilmente nascosti dalla libreria. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un oggetto la cui definizione, cioè questa è l'interfaccia definita di questo oggetto, JavaScript, si basa su una manciata di metodi che gestiscono di fatto lo stato di un'interazione tra il browser e il server. Quindi noi siamo, mettiamoci in un contesto, siamo in una pagina web, siamo dentro un frammento di codice JavaScript. Questo frammento di codice JavaScript al 99% sarà stato richiamato da un evento dell'utente. Quindi l'utente ha scritto una lettera, ha portato il mouse in un certo punto, ha cliccato su un certo elemento. Facciamo l'esempio semplice, quello della suggest, che poi magari faremo anche in pratica. L'utente in una casella di testo ha scritto una lettera A.
A questo punto io voglio mostrare all'utente da qualche parte nella pagina, in un opportuno riquadro, in un div da qualche parte, voglio mostrare l'elenco delle parole che, di un certo elenco, no, che iniziano con A. Allora, cosa fa il codice JavaScript? Il codice JavaScript viene richiamato e può tranquillamente andare a interrogare la casella di testo per chiedersi che cosa ha scritto l'utente finora. E la casella di testo, campo value, no, in jQuery è .val, a parte chiusa tonda, il metodo da chiamare per ottenere il valore di una casella di testo, è A, stringa A. Adesso questo codice JavaScript deve riempire un div con una serie di nomi che iniziano con A, ma non li conosce. Deve a quel punto chiedere al server, caro server, dammi l'elenco delle parole legittime come completamento che iniziano con A. Però questa richiesta, dicevamo asincrono, non può avvenire mentre l'utente sta scrivendo. Cioè io non posso far sì che quando l'utente preme A, poi lui non possa premere il carattere successivo finché il server non ha risposto e finché il completamento delle parole non è stato, come non è stato visualizzato. Perché questa è un'operazione che richiede, per veloce che sia il server, un 2, 3, 500 millisecondi, un mezzo secondo, una frazione significativa di qualche decimo di secondo. Okay? Qualche decimo di secondo è troppo, perché se voi scrivete una parola non scrivete solamente 10 caratteri al secondo o 4-5 caratteri al secondo, ne scrivete di più. Quindi necessariamente la richiesta, questo codice JavaScript ha una richiesta da fare. Quali sono le parole che finiscono con A? E sa dove metterle una volta che lo conoscerà. Ma non può farlo in questo momento. Allora che cosa fa? Lancia una richiesta, crea un nuovo oggetto e questo oggetto seguirà la richiesta rispetto al server in modo asincrono coi tempi del server. Quando il server risponderà, questo oggetto prenderà la risposta del server e la metterà nel riquadro necessario. Ma nel frattempo il codice JavaScript di cui stiamo parlando ritorna immediatamente al chiamante, quindi non ha interrotto l'azione dell'utente per più di qualche millisecondo. Quindi lanciamo delle richieste in modo asincrono. L'oggetto XML HTTP request serve per tenere traccia delle richieste che sono state fatte. Ci sarà un'istanza di questo oggetto per ogni richiesta. E una richiesta porta via del tempo e deve passare attraverso una serie di stati. No? La richiesta prima devo crearla, poi devo mandarla al server, poi sono in attesa che il server mi risponda, poi il server comincia a rispondermi, ma magari la pagina che mi sta mandando, i dati che mi stanno mandando sono lunghi, e quindi in questo stato di ricezione della risposta può durare un certo tempo, poi a un certo punto la risposta è finita. Quindi questo oggetto XML HTTP request al proprio interno gestisce uno stato, che è di fatto un attributo che si chiama ready state, che si ricorda a che punto è questa richiesta. E solamente quando, almeno nella maggior parte dei casi, solamente quando la richiesta sarà completata, cioè la risposta è arrivata dal server completamente e la transazione HTTP si è conclusa, allora a quel punto l'oggetto dovrà dire, bene, adesso ho la risposta dal server, cosa me ne faccio? Ah, la devo mettere in quel riquadro. Chiaramente l'oggetto XML HTTP request da solo non lo sa fare, non può sapere che cosa vogliamo farcene noi di quella risposta, e quindi, solito modello di programmazione JavaScript, dovremmo noi programmare dentro quell'oggetto un callback, un metodo che all'evento di completamento della richiesta chiamerà una nostra funzione, che si prende la richiesta e la mette nel riquadro giusto. Questo è il modo contorto che avremo di lavorare. Poi vediamo il codice. Io partirei da questo diagramma, no? Che ci fa vedere come l'oggetto XHR gestisce la richiesta. Allora, noi creiamo un nuovo oggetto e quando creiamo un nuovo oggetto a XHR, questo nasce in uno stato unsent, non spedito. Queste sono tutte costanti simboliche che corrispondono a questi valori numerici, dallo 0 al 4. Okay? Però è meglio usare il nome simbolico, così è più facile da ricordare. Allora, creiamo un nuovo oggetto e lui nasce nello stato 0, nello stato non inviato. A questo punto dobbiamo decidere o dire all'oggetto qual è la pagina web da richiamare,
qual è, no? L'indirizzo, la URL, che mi risponderà alla domanda quali sono le parole che iniziano con la lettera A. Allora, per far questo ho un metodo open, e nel metodo open vedremo, passerò proprio l'indirizzo della pagina da richiamare. E poi, se mi interessa, posso avere un metodo setRequestHeader che imposta i vari header della richiesta, ad esempio la lingua, ad esempio il cookie, ad esempio i formati desiderati, no? Tutti gli header che possono starci in una richiesta HTTP, se ci serve. Quindi a questo punto abbiamo un oggetto XHR che è stato aperto, inizializzato, ma non ancora spedito, finora al server non è ancora arrivato nulla. Poi a un certo punto chiamiamo il metodo send. Il metodo send causa l'invio della richiesta HTTP, quindi da lì parte, dal PC, parte un pacchetto che va verso il server. Il metodo send è istantaneo, nel senso che quando io chiamo il metodo send, lui ritorna subito. Ho chiamato send, ritorna subito. In realtà la richiesta è appena stata inviata, no? Semplicemente l'invio della richiesta, la prosecuzione di tutto questo diagramma avvengono dietro le quinte in modo asincrono. Il chiamante non se ne accorge, voi scrivete il codice, scrivete send e un attimino dopo il codice sta eseguendo la riga successiva. Ma non vuol dire che la risposta è stata già ricevuta, vuol dire che ha iniziato a mandare la richiesta. Però voi nel frattempo potete fare altro. Tipicamente non avete altro da fare su questo oggetto perché ormai farà la sua vita, no? Avete fatto un figlio e l'avete fatto andare per la sua strada. E allora seguiamo la strada di questo figlio, di questo oggetto. Send porta l'oggetto sempre nello stato aperto, e questo oggetto in realtà non sa che cosa succede sul server. Quindi una volta che lui ha mandato la richiesta non può fare altro che aspettare. Aspettare, e lui riceverà, se tutto va bene, dal server prima gli header della risposta, poi il corpo della risposta. E quindi ci sono questi stati di header received e di loading che rappresentano lo stato in cui il browser ha ricevuto gli header della risposta HTTP dal server e si porta a questo punto uno stato loading in cui sta ricevendo il body della risposta. Magari il body sono quattro parole e quindi lo riceve in un attimo. Magari il body è un'immagine di 600 kilobyte e ci mette un attimino ad arrivare via collegamento di rete. E fin tanto che il body sta arrivando siamo nello stato di loading. Sappiamo, in questo stato sappiamo che gli header sono completi, quindi se abbiamo bisogno di consultarli ce li abbiamo pronti, mentre il corpo invece è in fase di creazione, in fase di arrivo, quindi avremo dei metodi per cominciare a vedere la risposta parziale, ma il più delle volte dovremo aspettare che la risposta sia completa e che l'oggetto transisca dallo stato loading allo stato done. Stato done è lo stato 4, famoso perché ce lo ricordiamo, quello che usiamo di più, è l'unico che ci interessa davvero. Il server ha risposto, la risposta ce l'ho, è questa stringa qui. A questo punto vedete che la connessione viene chiusa. Il server, la comunicazione tra server e browser è finita, la richiesta HTTP è conclusa, questo oggetto è pronto a morire, se non, cioè, infatti non serve più a nulla, se non semplicemente andiamo a riprenderci il body della risposta. C'è ovviamente poi sempre il caso in cui ci possa essere un errore, un page not found, un timeout, un qualsiasi cosa, e allora questo oggetto si porta in uno stato chiuso, no? Concluso, ma con un flag di errore che possiamo andare a interrogare. Questo è il percorso. Quindi, cosa facciamo noi? Noi prepariamo l'oggetto, chiamiamo send e prima di mandarlo via gli diremo: guarda, quando arriverai nello stato done informami che ho bisogno di fare qualche cosa con la risposta che hai ricevuto. Allora andiamo a, con questa idea in mente, andiamo a vedere l'interfaccia dell'oggetto. Allora c'è una variabile ready state che di fatto contiene un numero tra 0 e 4, che rappresenta lo stato corrente in cui si trova l'oggetto. Lo creiamo nello stato 0 e poi lui va avanti tra i vari stati in funzione di ciò che succede, dei metodi che chiamiamo e delle risposte che riceve dal server. Poi c'è un event listener
che è il riferimento a una funzione che decidiamo noi, sarà una funzione nostra, che viene richiamata ad un evento, ogni volta che si verifica un evento. Quale evento? Ve lo dice il nome del lender, onReadyStateChange. Cioè quel listener, la funzione che decidiamo noi, che viene chiamata ogni volta che il ReadyState cambia. Quindi quando il ReadyState cambia da 0 a 1, viene chiamata quella funzione. Quando cambia da 1 a 2, viene chiamata quella funzione. Quando cambia da 2 a 3, viene chiamata quella funzione, e così via. Nella maggior parte delle volte la funzione dirà: non mi interessa che il ReadyState è cambiato da 2 a 3. Mi interessa quando cambia da 3 a 4. Quindi quel gestore di funzione quasi sempre per noi avrà una prima istruzione che è: if ReadyState uguale 4, fai qualcosa, altrimenti far niente. Perché viene, non posso dirgli chiamalo solo quando sono arrivato a done, ma lui viene chiamato ogni volta che cambia lo stato. E poi ci sono i metodi per gestire la richiesta e per gestire la risposta. Il metodo per gestire la richiesta, dicevamo, è principalmente il metodo open e il metodo send. Open prepara la richiesta di fatto specificando il metodo get oppure post e la URL da richiamare, poi dice eventualmente un flag booleano che dice se la richiesta deve essere asincrona oppure sincrona, ma noi faremo solamente richieste asincrone, quindi questo flag non ci interessa. La richiesta asincrona chiaramente è bloccante, serve solamente se dobbiamo fare del debugging un po' pesante perché non riusciamo a capire cosa succede. Quindi di fatto useremo sempre la prima versione di questo metodo, no? Open, virgolette, get oppure post, quasi sempre sarà get, URL, HTTP, localhost, quello che deve essere. E subito dopo send. Send fa partire la richiesta. Poi ci sono i metodi per gestire la risposta, di cui ce ne sono due per interrogare gli header della risposta. Dammi tutti una stringa che contenga tutti gli header, oppure dammi un singolo header e ti dico quale. Ma gli header della risposta difficilmente andiamo a interrogarli singolarmente nella maggior parte dei casi. Poi abbiamo il corpo della risposta, il body, che è la risposta vera e propria, che è disponibile o sotto forma di stringa, response text, o sotto forma di documento, di DOM, di albero DOM, qualora questa risposta sia in formato XML. Cioè se il server restituisce con un documento di testo normale, noi lo possiamo leggere con response text. Se il server restituisce un documento XML, allora automaticamente il browser lo prende, lo parsifica e ne crea un albero DOM, che potremmo interrogare con i metodi normali del DOM. E allora in quel caso questo response XML contiene tale riferimento al DOM. E altri due, quindi due metodi per gli header, due metodi per il body, due proprietà per il body, e altre due per lo stato della risposta, no? Lo status è il famoso 200, vuol dire ok, no? 404 vuol dire page not found, 500 vuol dire server error, cioè i codici numerici di errore o di stato in generale, HTTP, e status text è la versione stringa di, appunto, page not found. Quindi sono il messaggio HTTP che ci va a dire se qualcosa è andato storto oppure no. Quindi in teoria, quando siamo nello stato done, dovremmo andare a chiederci se status uguale 200, bene, altrimenti c'è stato un errore. Come li usiamo questi metodi? Vabbè, questa è semplicemente la spiegazione di quanto abbiamo detto. Vediamolo su questo esempio. Così vediamo in pratica qual è l'ordine con cui dobbiamo usare questi metodi a livello di codice. Qui ci dice, proviamo a creare un piccolo form con due campi testuali, no? Uno username e un'ora, il tempo corrente. È un po' inutile questo, ma è solo esemplificativo. Il campo username viene riempito dall'utente, mentre il campo time
viene riempito in modo asincrono. Cioè, man mano che l'utente scrive nel campo username, di fatto, ogni volta che premo un carattere, chiedo al server, dimmi qual è l'ora corrente, e vado ad aggiornare l'altro campo. Uno dice, ma potrebbe anche il JavaScript stesso chiedere l'ora corrente. Però magari non ci fidiamo dell'orologio del PC del nostro utente, vogliamo chiederlo al server. Ma chiaramente è un esempio solo per farci vedere l'interazione asincrona. Quindi abbiamo un campo, un form, composto da due campi, username in cui l'utente scrive, e noi agganceremo un gestore di evento alle azioni dell'utente su questo campo, e un campo time, che sarà il destinatario della risposta che arriva dal server. Allora, ogni volta che l'utente preme un tasto all'interno del campo username, noi chiameremo una funzione. Associeremo un gestore all'evento onKeyUp, tipicamente, quando l'utente lascia andare il tasto, del metodo del form, e al KeyUp chiamiamo una funzione, che qui è stata chiamata AjaxFunction. Questa AJAX function sappiamo che dovrà fare una richiesta al server dicendogli dimmi che ora è. E quindi dovrà creare un oggetto di tipo XML HTTP request. Quindi lo scopo di questa funzione asincrona è creare l'oggetto, programmarlo, quindi di fatto open, send e basta. In realtà prima di fare il send dovrò impostare nell'oggetto XML HTTP request il nome della funzione che dovrà poi gestire la risposta. Quindi abbiamo due livelli, no, di callback, due livelli di gestore degli eventi. C'è il primo gestore d'evento che gestisce il tasto che preme l'utente. Questo evento lancia una richiesta asincrona. Poi c'è un secondo gestore di evento che verrà richiamato quando la richiesta asincrona sarà completata. Quindi stiamo ragionando su due livelli di ritardo. In realtà questo sarebbe il codice ideale. Nella pratica, se uno deve tener conto delle evoluzioni che ha avuto l'oggetto XHR durante gli anni, il codice reale sarà qualcosa di più simile a questo, nel senso che questo oggetto XML HTTP request esiste davvero con questo nome nelle versioni più recenti dei browser, ma nelle versioni precedenti, soprattutto ad esempio Internet Explorer, aveva modi diversi e nomi diversi per questo oggetto, addirittura tra le varie versioni di Internet Explorer cambiava il nome dell'oggetto da creare con l'interfaccia ActiveX e non direttamente in JavaScript, e quindi è un pasticcio. Diciamo che al giorno d'oggi non ci serve andare a pescare tutti questi browser che sono ormai vecchi di anni, ma in ogni caso le librerie lo fanno per noi. Quindi noi scriveremo l'istruzione semplice così, sapendo che i browser moderni, no, la implementano tutti nel modo corretto. Però il mondo reale contiene ancora dei browser vecchi che supportano XML HTTP request, ma chiamandolo in modo diverso. Ok, chiuso la parentesi sulla compatibilità. A questo punto cosa devo fare su questo oggetto, nel mio metodo? Beh, chiamerò una pagina JSP, che ho chiamato qua time.jsp, che non farà altro che restituirmi la data corrente, ad esempio il metodo get. In questo caso non ho parametri, se avessi dei parametri da passare farei punto interrogativo e passerei i parametri. Ovviamente true è il parametro opzionale che dice se la chiamata deve essere asincrona oppure sincrona. True vuol dire asincrona, cioè in modo giusto, che può anche essere omesso, quindi potremmo anche non scriverlo. E poi send lancia la richiesta. In realtà prima di lanciare la richiesta, perché così l'avremmo persa, la richiesta viene fatta, la risposta arriva, la risposta rimane nel campo response text di questo oggetto XHR, ma non c'è più nessuno che la va a leggere. Allora, per far sì che qualcuno la vada a leggere, devo impostare, prima di fare il send, quindi questa istruzione va messa prima, impostare il gestore on ready state change sul mio oggetto che ho appena creato. OnReadyStateChange uguale nome di una funzione, oppure, come ormai abbiamo imparato a fare, creiamo una nuova funzione anonima sul posto, dicendo, ok, quando scatterà l'evento ReadyStateChange, quindi ad ogni change, ad ogni modifica della variabile ReadyState su questo oggetto XHR,
chiama questa funzione. E questa funzione si chiederà, ma il ready state 0, 1, 2, 3 è arrivato a 4? Se è arrivato a 4, allora la risposta dal server è giunta e quindi io posso prendere il response text che mi arriva dal XML HTTP e infilarla nel valore del campo time del form che si chiama MyForm del documento corrente. Quindi prendo dal response text e infilo a forza dentro una casella di testo. Faccio qualcosa con la risposta essenzialmente. Quindi quasi questo chiaramente è l'esempio più semplice che sono riuscito a immaginare, l'hai fatto di una riga sola. Dimmi. Si chiama request, ma lui gestisce tutto il ciclo di richiesta della richiesta HTTP, richiesta e risposta. No? La risposta in realtà viene gestita più da, in modo, è la parte che viene gestita realmente in modo asincrono. Non abbiamo due oggetti distinti per la richiesta e per la risposta. C'è una cosa strana, se la vediamo dal punto di vista del linguaggio, quella è una funzione, immaginate che sia un metodo. XML HTTP è una variabile che in realtà era stata dichiarata in un'altra funzione. Come fa quella funzione lì a conoscere quella variabile? Questa è una particolarità di JavaScript, che prende il nome di closure, chiusura. Quando noi definiamo una funzione annidata dentro un'altra, questa funzione interna ha accesso alle variabili della funzione esterna. Non solo, queste variabili, ricordiamoci l'oggetto, questo oggetto XHR l'avevamo definito qui, dentro questa funzione. Questa funzione fa queste due istruzioni e poi muore. Quindi l'oggetto XHR, che era una variabile, scusate, XML HTTP, che era una variabile locale di questa funzione, normalmente verrebbe distrutta quando la funzione termina. Ma JavaScript si accorge che in realtà questa variabile è utilizzata all'interno di una funzione annidata e quindi distrugge la funzione quando la funzione finisce, ma tiene viva quella variabile perché è usata in una funzione interna. Fin tanto che questa funzione a sua volta non morirà. È una cosa che non ha parallelo in molti altri linguaggi di programmazione. Ma c'è particolarmente utile perché poi il gestore dell'evento a un certo punto deve avere accesso alle informazioni per cui l'hanno chiamato. Adesso in questo caso è semplice perché deve mettere un dato in un campo di testo. Ma immaginate che questo dato di campi di testo ce ne siano 5, 6, 10 e io devo sapere a quale deve essere riempito in funzione del punto da cui era provenuta la chiamata. Quindi devo ricordarmi un po' di informazioni di stato relative alla richiesta che ho fatto. E questo lo posso fare, appunto, usando dall'interno della funzione che verrà chiamata tra 2 secondi in modo asincrono una variabile che ho definito nella funzione che ha creato l'oggetto. E questa variabile viene ricordata per noi, cioè di fatto la funzione che l'ha istanziata muore, ma le sue variabili locali non muoiono con lei. Poi il meccanismo dettagliato è più complesso, ma diciamo a noi basti sapere che funziona, nel senso che la funzione interna ha accesso alle variabili della funzione esterna. Tra cui chiaramente l'oggetto stesso, ma questo ci stupisce meno perché è un metodo, un callback dell'oggetto, quindi this mi darebbe la stessa informazione, ma vale in generale. L'ultimo anello della catena è quello di agganciare la funzione Ajax Function a un evento del nostro form, in questo caso all'evento keyUp, quando l'utente preme una letterina, preme e lascia andare, scatta il keyUp. A questo punto chiamo la funzione Ajax che crea l'oggetto, lo lancia e quando lui risponderà verrà popolato in modo automatico il campo time. Quindi questo è il codice completo, no? L'esempio minimale che sta in una pagina di codice. Chiaramente qui ho messo il JavaScript inline, sarà buona norma per noi metterlo fuori, no?
in un file separato. Quindi noi abbiamo il form in basso, a cui abbiamo agganciato a un evento qualsiasi del DOM, la chiamata a una funzione. Poi noi se questo lo facessimo, lo faremo in jQuery, sarà un dollaro username punto keyup, tra parentesi, Ajax function, no? Per registrare gli eventi usando jQuery e non, usando, non, non inserendo direttamente nell'HTML, ma qui era per contenere tutto in un'unica pagina. Viene chiamata la funzione Ajax, crea l'oggetto, registra il gestore di evento e lancia la richiesta. Il vero lavoro lo fa quasi sempre il gestore dell'evento, no? Che quando riceve la risposta deve inserire questo valore. E poi ovviamente sul server deve esserci una pagina che si chiama time.jsp, beh, qui era scritto sp perché è un esempio che gira tra i vari linguaggi. Cioè, questa pagina time.jsp deve essere implementata e mi deve restituire in questo caso un piccolo frammento di testo, non di HTML, un testo. Ok. Allora, proviamo a metterlo in pratica facendo un esercizio di autocompletamento, un pochino più complicato, di cui ho già preparato delle parti così riusciamo a concentrarci sulla parte che ci interessa oggi. Come sempre, come primo esercizio lo facciamo usando direttamente JavaScript. Poi vedremo le paio di funzioncine jQuery che ci semplificheranno la vita, no? Ma il meccanismo di base è lo stesso. Quindi dall'autocompletamento sappiamo tutti che cos'è. Ho un campo di testo in cui posso scrivere delle parole e poi da qualche parte, io qua ho pensato per semplicità di mettere un elenco a fianco, senza fare la tendina, il riquadro, eccetera, che mi mostra dei possibili suggerimenti, no, sul completamento di quel nome. Poi questi qui potrebbero essere cliccabili, per cui se clicco questo va a riempire il campo, cosa del genere. Ma, facciamo la versione base in JavaScript semplice. Allora, per farla io mi ero preparato, sono andato a cercare già un paio di anni fa, un elenco di nomi. Questo in realtà è l'insieme dei nomi, dei mille nomi più utilizzati presi dal census americano, no? Quindi nomi di persona statunitensi, da uomini e da donna mescolati. In realtà la fonte da cui l'ho preso aveva separati gli uomini dalle donne, quindi erano due elenchi diversi. Sono rimasto stupito perché c'era quasi il 10% dei nomi che potevano essere usati sia da uomo che da donna. Infatti se guardate il totale, erano i 1000 nomi da uomo più usati, i 1000 nomi da donna, e se guardate questo elenco completo non è lungo 2000 voci ma è lungo 1900 qualcosa, quindi vuol dire che c'è quasi 100 voci su 1000 che andavano in conflitto, perché in realtà erano entrambi gli elenchi, no? Cosa abbastanza curiosa, ma praticamente quindi sono creato un piccolo database che contenesse questo, perché il server deve avere l'informazione sui nomi. Dunque vediamo un po' se riusciamo a vederlo. Qui non riesco a farlo. E qui c'è un piccolo, questo Data Source Explorer è una piccolissima interfaccia inclusa dentro Eclipse, che ci permette di accedere ai database, però è assolutamente incompleta come funzionalità, cioè non ci permette di fare molte cose. Per
cui andiamo a vedercelo direttamente. Quindi io sto partendo dall'idea che in un database ho un elenco di nomi. Il database l'ho chiamato suggest, database molto minimale di prova, solamente per questo esercizio, che contiene una tabella che si chiama nomi, e questa tabella contiene una colonna sola che si chiama nome, la quale, vabbè, ha tutte queste stringhe. Quindi ciò che dovremmo fare noi è creare, no, una pagina web che gira sul server e faccia, ad esempio, select asterisco from nomi where nome like, inizia con la R, ad esempio, like R%. Queste sono, è il tipo di query che dovremmo fare. Cosa vuoi? Where nome like, vuole doppie virgolette? Che vuoi? Boh, voleva i doppi apici anziché che quelli singoli. E ovviamente questa query mi darà questo insieme di nomi. Allora, io sono un codice JavaScript in una pagina web e ho bisogno di far eseguire questa query nel database che sta su un server web da un'altra parte. Allora, per farlo dovrò a livello di jQuery chiamare una pagina, passare l'informazione, che ne so, sulla R, qual è la lettera che l'utente ha scritto, se ha scritto A, se avesse scritto RE, ovviamente la query sarebbe, la risposta sarebbe diversa, quindi ogni volta che l'utente scrive un carattere, io devo passare al server i caratteri che l'utente ha scritto, il server farà questa query e poi metterà il risultato in una pagina web. Ma allora, la prima parte la sappiamo fare, cioè quella più vicina al database. La query la sappiamo scrivere. Creare una pagina web che contenga queste informazioni, che contenga questa risposta, anche la sappiamo fare. Finora l'abbiamo sempre fatto, no? L'abbiamo fatto, ad esempio, come dicevo, mi sono portato avanti, io mi sono fatto una piccola DAO che ha un metodo solo che fa quello. No? Abbiamo la tabella del database, sappiamo che dobbiamo fare una query di quel tipo, va bene, mi faccio un metodo DAO che di fatto mi permette di gestire la tabella nomi, l'ho chiamato suggest DAO, il DAO per la tabella di suggerimenti, e ha un metodo get completions, dammi i completamenti. Get completions, gli passo una stringa che è la parte parziale del nome e lui mi restituisce una lista di stringhe che è, no, sono le risposte del server. Vabbè, poi fa un prepare, niente di speciale, se non voglio perdermi nel codice, no, JDBC, fa quella query e prende il risultato e lo mette in questa lista, fine. Adesso noi siamo capaci a fare ad esempio una pagina JSP che usa questo DAO per ottenere i dati. Quindi questa pagina JSP, proviamo a crearla. Adesso cominciamo a scrivere il codice. Finora sono cose che avevo preparato. Chiamiamolo completa.jsp. Questa pagina dovrà ricevere come parametro della richiesta, quindi dovrà essere chiamata come completa.jsp, punto interrogativo, nome uguale a ciò che ha scritto l'utente. Quindi, senza scomodare i Bing, è vero che qua potremmo tranquillamente usare i Bing, ma non ci interessa. Semplicemente potremmo prendere la stringa
nome dalla richiesta, parameter di nome, poi istanziare il DAO e fargli fare il lavoro, quindi suggest DAO suggest uguale, dunque devo creare dbconnect.getInstance punto get suggest DAO. Qui ovviamente al dbconnect ho aggiunto l'informazione per crearmi, ma qui non è nulla di diverso da quanto già facevamo, no? Dentro i controller. Queste cose qua le posso vedere solamente se importo il package. Importo uguale, importiamo tutto per pigrizia, ok. Quindi abbiamo il parametro, la richiesta dell'utente, abbiamo il DAO che è in grado di gestirla e quindi io posso avere il risultato che è una lista di stringhe. Lista uguale suggest punto dammi completamenti del nome, ovviamente list si arrabbia perché non c'è il package java.util.list, e una volta che abbiamo questa lista generiamo l'output. Quindi dovremmo fare, ad esempio qua, se siamo in HTML, possiamo fare una lista puntata e quindi per ogni elemento della lista scriviamo li più l'elemento più barra li. Allora, finora questa è una semplice pagina JSP che speriamo che funzioni, adesso la verifichiamo subito. Completa.jsp. Ah, ma perché non abbiamo... Aspetta. Punto interrogativo, nome uguale R. Ok, non avevo passato il parametro, quindi request.getParameter non restituiva nulla. Quindi questo, vabbè, lo sapevamo fare già. Non l'abbiamo fatto col modello di controller, ma solo per testare che il DAO tutto funzionasse bene. Questo è il cuore del codice che vogliamo che il server esegua, e questo è il risultato che vogliamo che il server ritorni. Magari anche un po' troppo lungo, quindi potremmo decidere di restituire non tutti completamente, ma solamente, non so, i primi 10, se vogliamo. Poi se chiaramente l'utente va avanti a scrivere, nome uguale RE, restringe ovviamente l'elenco a solamente questi nomi. Teniamocela in caldo, questa pagina, perché poi ci servirà. Adesso passiamo, questa è la pagina server che mi dà l'elenco. Adesso pensiamo alla pagina invece che contiene il form con l'autocompletamento. Quindi chiamiamola nome, nome l'ho usato già troppe volte questo termine. Form.jsp, via.
viewform.jsp. Viewform.jsp semplicemente è una pagina che contiene un solo form di cui l'action però al momento non ci interessa perché non sappiamo dove andrà a finire questo nome, quindi non la specifico ancora, oppure scriviamola così almeno ci dà errore, perché cercherà di richiamare una pagina che non esiste, sarà do, inserisci nome o cosa, che ovviamente non esiste ancora. Ma la cosa che mi serve è che questo form ha al suo interno una casella di input, che è input type uguale text, name uguale nome, e poi può avere un bottone di invio, ma mi può interessare o non interessare. E poi dopo questo mi preparo un div nel quale andare a mettere il risultato. Ricordiamoci che l'autocompletamento ha un elemento che genera gli eventi dell'utente che ha scritto e poi ha un altro elemento in cui andranno a finire i risultati. Allora io metto, creo un div con id uguale suggerimenti. Così poi il codice JavaScript potrà andare a pescare questo div e a popolarne il contenuto. Per ora, per ora è vuoto, no, ma non mi preoccupa. Allora, questa pagina viewform in realtà è solo HTML, l'ho chiamata JSP, ma non contiene nulla di dinamico. È fatta così. Per ora non succede ancora nulla, ma perché non c'è la parte dinamica. Adesso aggiungiamo la parte dinamica. Quindi richiamiamo dall'head della pagina, chiamiamo uno script type uguale text JavaScript source uguale, non mi ricordo mai se è source o href, source. Suggest.js barra script, e suggest.js è il nostro lavoro, file JavaScript qua, suggest.js. Allora, qui definiremo la funzione che deve gestire la chiamata asincrona. Cosa fa questa funzione? Function, diciamo così, handle suggest. Ricordiamoci che un file JavaScript incluso nell'header di un documento deve solamente contenere definizioni di funzioni. Nessuna chiamata effettiva, perché a quell'epoca non c'è ancora il documento su cui lavorare. Questo handle suggestion che cosa fa? Prende il valore che l'utente ha inserito in questo campo di testo, fa una chiamata asincrona e poi la chiamata asincrona riempirà questo div con l'elenco dei suggerimenti. Allora, passo 1 quindi è recupera il testo scritto dall'utente. Poi c'è un secondo passaggio, è di lanciare la richiesta asincrona per ottenere i completamenti, i suggerimenti. E poi ci sarà da qualche parte, io lo metto qui perché da un punto di vista cronologico deve venire per ultima, poi vedremo che come codice, visto che è asincrono, dovremo scrivere il punto giusto, recupera i suggerimenti
dal server ed inserisci lì nel div. Questi sono i passi che dobbiamo fare. Recupera il testo scritto dall'utente, è facile, perché si tratta di andare a prendere il campo value di quella casella di testo. Allora, in JavaScript i form, i campi dei form sono facili da ottenere, basta che io mi sono dimenticato di dare un nome uguale il form, sono, perché i nomi degli elementi di input e dei form vengono iniettati come attributi del document in automatico. Se no potrei fare document.getElementsByTagName cercando tutti gli input, però noi sappiamo già che la ricerca del DOM ce la faremo fare da JavaScript, da jQuery, quindi per il momento non ci dedico troppa attenzione. document.ilform.nome.value, se non sbaglio. L'attributo value del campo che si chiama nome, del form che si chiama il form all'interno del documento. Se non ho sbagliato, questo dovrà finire in testo che sarà una stringa. Poi può darsi che questo testo ci sia o che non ci sia, cioè l'utente abbia scritto qualcosa, non abbia scritto nulla oppure abbia cancellato tutto. Quindi il resto lo dobbiamo fare solamente se il testo, la lunghezza è diversa da 0, allora fai il resto, se no. Se non c'è nulla scritto, è inutile fare una richiesta al server che magari potrebbe restituire 2000 nomi. Non farla e basta, quindi quell'evento non dobbiamo neppure gestirlo. A meno eventualmente... lo vedremo poi, cioè quando... l'utente dovesse cancellare tutto il testo, in realtà dovrei svuotare il div, non lasciare suggerimenti vecchi. Ma no, questo ci arriviamo. Facciamo prima la parte core e poi aggiustiamo tutti gli abbellimenti. Lancio la richiesta sincrona per ottenere i suggerimenti. Quindi io ho questo testo, devo fare una richiesta, devo richiamare la pagina completa.jsp, punto interrogativo, nome uguale e il testo. Quindi, mettiamolo in una stringa, così ce l'abbiamo più chiaro. Devo chiamare la pagina completa.jsp, punto interrogativo, nome uguale, il testo che l'utente ha scritto. Poi noi sappiamo che completa.jsp farà il suo lavoro col database e restituirà quell'elenco di nomi. Questo è l'indirizzo da richiamare, questa è la chiamata asincrona da fare. La facciamo fare a un oggetto XHR. Quindi XHR uguale new XML HTTP request e dopodiché questo oggetto XHR dovrò fare le tre operazioni, settare il gestore dell'evento, aprire la richiesta e inviarla. Quindi xhr.open, il metodo open richiede due argomenti che sono, adesso qua non, che sono il metodo get e la URL da richiamare. Se usassimo il metodo post potremmo usare gli altri metodi dell'oggetto xhr per impostare poi il contenuto del. Sapete che nel post posso mandare un pacchetto dati codificato e quindi ho dei metodi per prepararlo a parte. Ma qui è molto semplice, quindi in get è sufficiente aggiungere il punto interrogativo e i parametri dopo la richiesta. Poi prima di mandare l'oggetto, on ready state change, devo impostarlo a una funzione che mi gestirà la risposta. Quindi ho preparato l'oggetto ma non ho ancora lanciato la richiesta. Prima di lanciare l'oggetto e dimenticarlo devo impostare il callback.
Quindi onRegisterExchange è registrato a una funzione. Questa funzione prima di tutto controlla se lo status, non lo status, lo ReadyState, scusate, è uguale a 4, se no non ha nulla da fare. E qui dobbiamo fare il lavoro che dicevamo, recupera suggerimenti dal server e inserisci nel div. Var suggerimenti uguale xhr.responseText. ResponseText è il body della risposta che la pagina completa.jsp mi fornirà. E una volta che ho questo body lo devo infilare dentro quel div. Allora, devo andarmi innanzitutto a cercare div uguale document.getElementById, perché con un minimo di lungimiranza l'ho chiamato suggerimenti, quindi lo posso richiamare per id, e di questo div posso andare a riempire il contenuto. Il modo più veloce di farlo è usare un attributo che si chiama innerHTML, che va a sostituire l'intero HTML che è contenuto dentro quel div. Se ci fosse qualcosa tra quel div e barra div, viene cancellato e viene sostituito da ciò che ci metto dentro adesso. No? È un attributo non standard del DOM, ma tutti i browser lo implementano, perché è tanto comodo. Uguale div, uguale suggerimenti. Attenzione che questo qui non sto eseguendo adesso, ma sto dicendo quando arriverà la risposta eseguilo, ma finora non ho ancora fatto la richiesta. La richiesta la faccio qua sotto. Ok? Quindi, end of suggestion recupera il testo, lancia la richiesta e si prepara per il fatto che quando la risposta arriverà la metterà dentro questo div. Adesso tutto questo è molto bello, ma non viene ancora richiamato da nessuno, perché questo end of suggestions non è ancora registrato come gestore di evento. Quindi finora non fa nulla. Dobbiamo in questo campo di input registrare un gestore, ad esempio per l'evento un keyUp, che sia proprio la mia funzione handleSuggestions. Adesso siamo pronti per vedere se funziona. Allora, ricarichiamo questa pagina, scrivo S e più o meno magicamente compare un elenco, forse un po' troppo lungo, che contiene tutti questi nomi. Scrivo E, l'elenco si restringe ai nomi che iniziano solamente con SE. Cancello la E. E poi possiamo giocarci. Cancello tutto, mannaggia, l'elenco non scompare. Ah, perché mi sono dimenticato. I nomi che iniziano con Q, quelli che iniziano con Z, quelli che iniziano con W, i K, eccetera. Con K, W, stranamente non inizia nessuno. Allora, il meccanismo di base sta funzionando. Ci sono un paio di cosette che non mi piacciono, no? Una è il fatto che appunto, tre cose che non mi piacciono. Una è che quando torno indietro a cancellare, quando ho cancellato tutto l'elenco non scompaia ma rimanga quello vecchio. Due, che quando l'elenco è troppo lungo venga mostrato per intero e non solamente i primi nomi. Ma sono due problemi che si risolvono con una riga di codice ciascuno.
Il terzo è più rognoso. Andiamo a vedere le sorgenti di questa pagina. Già, non così perché... Sì, scusate, se mi fa... Se cerco di vedere le sorgenti di questa pagina non vedo nulla. Perché, anzi, ciò che vedo è la pagina col div vuoto. Perché l'HTML ricevuto dal browser era questo. Quindi adesso in realtà Internet Explorer non è abbastanza furbo da farmi vedere cosa succede, quindi prendo un altro browser. Prendo Firefox, inserisco, ovviamente funziona, anche qui, spero. E proviamo a vedere con Firebug non l'HTML iniziale, ma quello che attualmente è successo. Vedete che dentro c'è il div suggerimenti che contiene le informazioni. Tra l'altro Firebug è comodo perché se scrivete qualche cosa, lui sotto vi evidenzia, avete in giallo temporaneamente, fa un flash dicendo guarda che questo elemento è cambiato dinamicamente e ci permette di vedere dinamicamente ciò che sta succedendo. La cosa che non mi piace è che se apro questo div, dentro vedo meta, vedo title, vedo UL, ma meta e title, che c'è? Cosa ci stanno a fare qua dentro? Il problema è che io in modo asincrono sto richiamando quella pagina completa.jsp che mi genera un HTML completo. Va bene per provare, ma adesso che questa è una risposta che viene inserita dentro un div, la risposta non deve essere una pagina web completa, ma deve essere un frammento di pagina. O magari neanche HTML volendo. Allora, innanzitutto buttiamo via tutto ciò che non c'entra. Via doctype, via HTML, via la UL. Io voglio i nomi, punto e basta. E magari questi nomi, in questo caso, li posso separare semplicemente con uno spazio. A differenza di una normale pagina JSP, che ha come scopo quello di creare un'intera pagina HTML completa, qui dobbiamo semplicemente creare dei frammenti di stringa che poi il JavaScript prenderà e li userà a modo suo. Quindi se li deve mettere in un div, se li deve fare un elenco, se deve a sua volta metterli in ordine, filtrarli, fare ciò che vuole. Ma questo non è più una richiesta per una pagina web, è una richiesta per un insieme di dati, di informazioni. E quindi devono essere le più pulite possibili. Al punto che la pagina io dovrei impostarla dicendo che mi restituisce un text bar plain, non un text HTML, un testo semplice. Nella risposta proviamo a vedere a chiamare questa pagina completa con Firefox, adesso che l'ho modificata. Punto interrogativo, nome uguale K. Adesso Firebug è scemo, non capisce. Questo caso perché vanno a capo? Vanno a capo perché ho usato print line. Io ho un elenco con i nomi che sono separati da uno spazio e avendo usato print line c'è anche una a capo. Non lo voglio, via. Ricarico la pagina. Eccolo qua. Una bella stringa di testo con tanti nomi separati da spazio. E poi ho una serie, però un paio di righe bianche davanti che mi danno fastidio. Perché se io poi nel JavaScript andassi ad analizzare questa stringa, cercare gli spazi per separare i nomi, queste righe bianche potrebbero confondermi. Adesso in realtà, torniamo un attimo alla pagina dell'autocompletamento, qui non sta cambiando chiaramente la grafica, perché qui stiamo prendendo la risposta e mettendola direttamente dentro il div.
Nulla ci vieta però di elaborarla questa risposta prima, quindi è meglio averla grezza piuttosto che avere una pagina completa che sarebbe sinteticamente errata dal punto di vista dell'HTML. Da dove arrivano queste righe vuote? Queste righe vuote ce le ho messe io e sono questo a capo, perché questo tag viene mangiato, viene elaborato, ma questo a capo rimane. Poi questo tag viene elaborato, ma questo a capo rimane, e poi rimane questo terzo a capo. Ci sono tre a capo che sto mettendo nella pagina GSP. Normalmente, vabbè, sono dei caratteri bianchi, quindi vengono ignorati dal browser, se è il browser che riceve le risposte. Ma se questa risposta va a finire dentro una stringa JavaScript, sarà il codice JavaScript che dovrà lui esplicitamente ignorare questi a capo. No? Se no, magari gli danno fastidio, se calcolo la lunghezza, adesso in questo caso è un elenco di nomi separati da spazio, quindi non dovrebbero darmi fastidio. Ma se avessi una stringa di cui magari mi interessa sapere esattamente la lunghezza, perché devo posizionarla a un certo punto della pagina, questi a capo davanti mi danno fastidio. Se questo dovesse andare a finire in un campo di testo anziché dentro un div, una text area, allora in questa text area vedremo delle righe vuote all'inizio. Dipende chiaramente da cosa dobbiamo fare. Quindi normalmente quando si lavora in modo asincrono col server dobbiamo trasferire i dati nel formato più grezzo possibile. Poi ci pensa il JavaScript a infilarli nei punti giusti del DOM. Come facciamo a buttare via questi a capo? Beh, ad esempio, facciamo così, scriviamo tutto su una riga sola. È brutto da vedere, eh? Scriviamo tutto su una riga sola, oppure andiamo a capo qui, in punti strani. Cioè l'invio nella JSP è dentro i tag, e quindi viene mangiato dal compilatore Java. E esternamente ai tag non c'è niente. Quindi se io ricarico questa pagina, è veramente davvero una riga sola che contiene i nomi, separati da spazio. È un'attenzione eccessiva che dobbiamo fare, è molto brutto vedere cose scritte così, perché poi se poi ti sbagli di far formattare il codice da Eclipse, te lo sballa. E infatti ciò che faremo molto spesso è queste pagine che di fatto gestiscono le richieste asincrone delle applicazioni Ajax, tante volte non si costruiscono come JSP ma direttamente come servlet, come classi Java. Anche perché in realtà di JSP qua non c'è niente. Il JSP è comodo perché ti facilita la creazione dell'HTML, ma qui dobbiamo poi fare salti mortali per evitare la generazione di pezzi di HTML, e quindi tanto vale lavorare direttamente con i servlet. Adesso però non sappiamo ancora creare da zero, però ci va bene così, no? Però ci rendiamo conto che mentre il JSP per le view era perfetto, per i controller andava abbastanza bene perché c'era set properties che ci semplificava il lavoro, qui probabilmente è meglio non usare per nulla la sintassi JSP. Poi dicevamo, altri problemi che ha questo è che quando cancello il nome non scompare il tutto. Ma questo è un problema lato client. Il JavaScript dovrebbe dire, ok, se il testo ha una certa lunghezza diversa da zero, fai la richiesta. Vuota quel div, maledetto, no? E quindi dovremmo fare di fatto questa operazione qua, svuotando il div. L'utente ha cancellato tutto, svuota il div. Questo lo facciamo in modo asincrono, non è asincrono questo. Questo viene fatto nel momento in cui l'utente cancella il carattere. Non richiede il server questo. Quindi se vado qua, qui devo ricaricare la pagina perché ho cambiato il JavaScript. E adesso cancellando tutto sparisce il testo. L'altra cosa che mi dava fastidio era questi elenchi molto lunghi. Quindi ad esempio possiamo limitarli al massimo 10
caratteri. Allora, beh, questo invece è un lavoro che conviene fare dove? Potremmo farlo dove vogliamo, possiamo farlo nel JavaScript, che quando ha la stringa stampa solamente i primi 10 nomi, quindi fa una ricerca, no? Divide la stringa negli spazi e stampa solamente i primi. Però sarebbe stupido perché ci facciamo trasferire 100 nomi su internet e poi ne usiamo solamente 10. Potremmo farlo nella completa.jsp, che quando stampa l'elenco, quando mi genera in uscita l'elenco dei nomi, mi genera solamente i primi 10. Oppure possiamo farla direttamente dentro il metodo getCompletions del DAO, che quando fa la query, anziché restituirmeli tutti, mi restituisce solamente i primi. Ad esempio, dicendolo già direttamente in SQL. No? C'è la clausola limit che dice che di questa query non restituisci, dammi i risultati a partire dal primo, cioè lo 0, la riga 0, e al massimo 10 risultati. Oppure potremmo mettere un contatore qua quando facciamo res.next and i più minore di 10, e quindi al decimo mi fermo. Però è meglio farlo fare al database. È sempre meglio non generare dati che non mi servono, piuttosto che farli generare, qualcuno li deve calcolare, trasferire e poi dopo buttarli via. No? Adesso quel 10 potrebbe essere un parametro, per ora l'ho messo così, costante. Qui cambiando il DAO, a questo punto... Ok, devo aspettare che Tomcat se ne accorga, ricarichi l'applicazione, e questa volta quando scrivo un nome con la A effettivamente mi dà solamente i primi. Primi 10 che ottiene. E poi qua si può giocare. Adesso manca la parte carina, che è quella che ci permette di cliccare su questi nomi. Questa è la parte carina ma complicata. Perché cosa dovrei fare? Dovrei fare che questo nome, quando lo clicco sopra, mi chiami una funzioncina JavaScript. Allora vuol dire che quel nome in realtà non può essere un campo di testo, deve essere uno span, e su questo span deve essere associato un gestore dell'evento click. E questo gestore dell'evento non deve fare altro che prendere quel nome e infilarlo nella casella di testo, quindi è abbastanza facile. Questo lavoro però chi lo fa? Lo farà il JavaScript, che si vede ricevere questi nomi, è l'unico che sa come è fatta la pagina. Vogliamo provare a farlo? Dedichiamoci ancora 5 minuti, poi ci fermiamo. Il problema è che questo codice non esiste. Questo HTML qui non esiste, all'inizio e quindi lo creo dinamicamente. Ciò che dovrò fare io sarà, non è più semplice così, non è più solamente suggerimenti e mettici dentro quella stringa di testo, ma, quindi questo qui lo cancelliamo, questo qua serviva elenco semplice non cliccabile. Se vogliamo fare un evento cliccabile, dobbiamo innanzitutto prendere questi nomi, trattarli uno a uno, e per ciascuno di questi nomi circondarli da uno span, e questo span definisca un gestore dell'evento. Allora, come prima cosa, ad esempio, l'elenco lo spezziamo tagliando gli spazi, no? Questo era uno dei metodi che lavora sulle stringhe, che converte una stringa in un array. Quindi a questo punto elenco è un array che contiene i nomi. E quindi vado a ricostruire, diciamo così, il contenuto, una stringa in cui vado a concatenare i vari span. Come? Ad esempio, for i uguale 0, i minore di elenco.length, perché non lo vuole?
Ah sì, c'è anche un i più più. Quindi per ciascuna voce di questo elenco, span che sarà una stringa, la concateno con, e a questo punto le concateno con span, più il nome, più barra span. Deve esserci ancora uno spazio, tanto per separarli. Sto vestendo le parole di un tag HTML per poterci agganciare un gestore dell'evento diverso a ciascuno di esse, ok? Quindi, e poi, quindi sto ricostruendo questo, e poi diciamo che alla fine non è ancora completo, ma voglio testarlo per evitare di avere poi dei bachi tutti insieme. E dentro il div metto non più il testo nudo, ma il testo vestito dagli span. Poi ci mancherà solamente di inserire i gestori degli eventi. Allora, vediamo se fino a qua funziona. Ricarichiamo la pagina. Scrivo A. Ovviamente visivamente non è cambiato nulla. Andiamo a vedere il codice. Ecco, vedete che i D suggerimenti, dentro A i nomi, ma ciascuno di questi nomi è separato, ben gestito da un suo elemento HTML, che abbiamo generato adesso dinamicamente al volo, prima non esisteva. Poi qua uno può sbizzarrirsi, potrebbero essere degli LI all'interno di una UL, e poi con i CSS, no, con i fogli di stile, quella lista puntata la trasformate in una... in un riquadro a tendina, come si fa per i menu ad esempio. Qui per ora stiamo concentrandoci sulla struttura HTML, poi una volta che ho degli elementi ben marcati, con i fogli di stile li posso trasformare in ciò che voglio. Però adesso devo dargli un comportamento, quindi devo associare un onClick, un gestore onClick diverso a ciascuno di questi. Vabbè, sto generando HTML, non mi costa nulla scrivere onClick uguale inserisci completamento, inserisci suggerimento. Se ricarico questo, vediamo un attimo cosa ho creato. On click uguale inserisci suggerimento, on click uguale, ho aggiunto un gestore di evento a ciascuno di questi. Questo inserisci suggerimento è un metodo JavaScript che dovremmo creare. Che cosa farà questo metodo JavaScript? Va a prendere il testo contenuto dentro lo span e lo infila qua, dentro la casella di testo, quindi fa un po' il lavoro inverso. E beh, facciamolo. In JavaScript abbiamo una seconda funzione, che a questo punto è inserisci suggerimento, quale suggerimento? In teoria questo è un metodo chiamato da un gestore dell'evento, quindi come this, come oggetto chiamante ha l'oggetto che ha scatenato l'evento, cioè lo span. Ok, io quindi mi interessa il testo che è contenuto dentro allo span. This è il riferimento all'oggetto DOM che rappresenta lo span. Come faccio a prendere il testo? Facciamoci aiutare da sempre da Firebug, prendo una voce che potrebbe essere questa, sono sullo span, mi interessa estrarre il testo contenuto. Allora vado a vedere le proprietà child nodes, ha un figlio, il nodo span ha un figlio di tipo testo, quindi vado a prendere il primo figlio, child nodes qua, di 0, c'è il nodo di 0, è un nodo di tipo text node, il nodo di tipo text node ha un campo whole text
realtà il nome esatto era node value, e questo a bugile. Quindi devo prendere node value del primo figlio dello span. Se vi giro la testa, non è. Var il nome, this e lo span. Il primo figlio, e c'è il nodo di 0, che è un nodo di tipo testo. Il nodo di tipo testo ha un node value che dovrebbe essere appunto la stringa di testo. Node value, vero si chiama? Sì. Se tutto va bene, questo nome devo semplicemente infilarlo dentro la casella di testo. La casella di testo lo sappiamo già come si recupera, perché ce l'avevamo qua. Document inform nome value. E quindi questa volta però ci metto dentro il nome. Anziché leggerlo, adesso lo scrivo. Non scommetto al 100% che funzioni, ma ci proviamo. Ricarichiamo la pagina, scriviamo A, clicchiamo su Abby e non funziona niente. Quindi cerchiamo di capire perché. Allora. Script. Fatemi mettere un breakpoint qui, così vediamo cosa succede. Ma non viene manco chiamata la funzione. Ok, inserisci suggerimento, entriamo dentro la funzione, inserisci suggerimento. E dov'è? Inserisci suggerimento. Allora, aspetta un attimo, ricarichiamo la pagina. Ok. Ci sono, in debug, this... la window, sto maledetto. Ok. Ho capito. Ho sbagliato il contesto. Nel senso che il this ce l'ho nel momento in cui chiamo il gestore dell'evento, quindi fatemi pensare così. Dovrebbe essere. Aperta tonda, chiusa tonda, this. E poi qua, nodo, span. Ok. Adesso funziona. La mia confusione era il fatto che il this è riferimento al nodo chiamante, ma purtroppo questo riferimento vale solamente quando lavoriamo in JavaScript di base, nel testo che scriviamo nell'attributo, no? Mentre jQuery ci evita di fare questo, quindi ci rende il this direttamente disponibile. E quindi io ho semplicemente passato questo this come parametro al nodo span per non
per non perdermelo, perché altrimenti questa funzione viene chiamata come disk, dalla window, dall'oggetto window e non dall'oggetto span. Quindi abbiamo anche, quindi abbiamo completato, qui abbiamo i nomi, quando clicco su un nome lui me lo completa direttamente qui. Adesso c'è da chiedersi se dopo che lui ha cliccato sul nome deve completarlo, se l'elenco dei nomi deve rimanere oppure no, perché a questo punto non è più coerente con ciò che c'è scritto, oppure lasciare solo quel nome, oppure far sparire tutto. Ma questi sono i mille dettagli reali con cui, se voi provate a pensare quando interagite con un sito che ha funzionalità di questo genere, a quanti casi particolari devo pensare. Ad esempio, appunto, se io clicco su un nome, poi l'utente antipatico va sopra col cursore e sposta il cursore di una posizione, ha generato un key up il quale fa rigenerare il suggest e fa sparire i nomi in modo strano, perché lui ha solo spostato il cursore, non si aspettava che modificasse qualcosa, no? Quindi di casi particolari ce ne sono a dozzine o a centinaia, che sono da gestire bene, perché altrimenti il sito si comporta in modi strani, ma il meccanismo di base è sempre lo stesso. E gestito, effettivamente faccio la richiesta, poi gestisco la richiesta con le tecnologie che conosco, di fatto col DAO, query sul database, volendo variabili di sessione se mi servono, e poi la risposta mi arriva e il JavaScript dovrà inserire questa risposta per bene nella pagina. Poi dalla settimana prossima lo faremo usando jQuery, così è un pochino più facile e non ci perdiamo in troppi dettagli a livello di DOM. Ok? Allora io qua mi fermerei sulla parte Ajax, ci facciamo un intervallo e poi vi proporrei di vedere un paio di esercizi, noi ne abbiamo preparati 4, invece su jQuery ancora tradizionale, senza Ajax, per fare, diciamo così, un minimo di automazione delle pagine. Quindi facciamoci un quarto d'ora di intervallo e poi dedichiamo l'ultima oretta scarsa a iniziare questi esercizi.